Ben trovati, siamo all'appuntamento con l'Atle Talk. Benvenuti da Martina Procaccini e da tutta la redazione dell'Atleta News, quindi Mattia Mingione, Mattia che tutto vede e tutto tocca, e Nicolò, il problem solver Masini. E poi il direttore Giulio Gezzi che mi farà compagnia oggi all'Atle Talk in mancanza di Federico Marconi che sta già in vacanza, ovviamente. Ciao, direttore. Ciao, ciao Martina, Federico Marconi ha acquisito questi 20 anni di esperienza in poche ore. Eccomi qua. Ah sì, esatto. Infatti è un po' invecchiato effettivamente, lo vedevo, dico, ma sei cresciuto la barba? Invece no, sei Mazza, mi te. dicono tutti che non dimostro l'età che No, tu non ho. la dimostri, però effettivamente c'è quella differenza, diciamo, anagrafica con il buon Fede che salutiamo peraltro, e insomma, che ci manca comunque, di base ci manca, Va diciamo, bene, facciamoglielo lo credere. diciamo. Ma soprattutto benvenuto al nostro ospite Roberto Bagnoli, che è allenatore di arrampicata sportiva presso Crazy Center di Firenze. Ciao Roberto, benvenuto. Oh, ciao, grazie dell'invito. Come va? Beh, direi dopo la giornata di oggi e di questi giorni, molto bene per il nostro sport che è esordito alle Olimpiadi, quindi grande evento. Grande evento, come l'hai visto questo esordio dell'arrampicata sportiva? Beh, ho seguito tutte le fasi, non è ancora finito perché domani andrà in scena la finale femminile. Beh, interessante. Essere lì non è poco per una federazione, è una disciplina insomma, che nasce non tantissimi anni fa, ha fatto il suo percorso, ha tantissimi frequentatori, quindi diciamo dopo un lungo percorso poi è riuscita a approdare. Ecco, facciamo un passo indietro, infatti, spieghiamo un secondo, no, Di le cosa tre stiamo discipline, parlando esatto, di cosa anche? stiamo parlando, no? Cosa Quindi stiamo parlando? l'arrampicata. Cosa hai detto? Sì, sono tre specialità che non nascono contemporaneamente da un punto di vista storico. Inizialmente, diciamo, le gare nascono su pareti naturali nel 1985 e dopodiché si trasferiscono su delle pareti artificiali attrezzate appositamente e le gare di elite, quindi con la corda, a cui segue poi cronologicamente la velocità, la speed e poi infine le gare di bouldering. Quindi queste sono le tre specialità. Se vuoi entrare nel dettaglio, chiedimi pure. Assolutamente, entriamo nel dettaglio. Per esempio, ok, lead è detto quelle con la corda, quindi immagino sia proprio l'arrampicata come la immaginiamo noi comuni mortali, noi Esattamente. profani, e poi lo speed, quindi ci sarà questa gara di velocità, però ovviamente ora tu magari andrai nel dettaglio e ci spiegherai se ci sono delle differenze più sostanziali, ma soprattutto invece il boulder cos'è? Beh, dunque, la lead, l'arrampicata con la corda è quella che tutti più o meno hanno in mente storicamente, diciamo, nasce praticamente dall'alpinismo, l'arrampicata poi si sposta sulle falesie e quindi poi da lì appunto diventa sportiva a tutti gli effetti. In realtà la velocità nasce anch'essa su pareti naturali molti, molti, molti anni fa in Russia. E attualmente si sviluppa su una parete che è alta 15 metri su un percorso standard, quindi è qualcosa che veramente è totalmente diverso rispetto all'arrampicata che ogni volta cambia, no? Ogni volta i tracciatori creano i percorsi che sono inediti, mentre la velocità è l'unica disciplina che è sempre uguale, quindi è un percorso che puoi trovare uguale in tutto il mondo, per cui gli atleti si esercitano cercando di arrivare in cima nel minor tempo possibile. È comunque un percorso molto tecnico, infatti in queste gare e generalmente nelle gare assistiamo anche dei risultati non scontati. E infine il bouldering, che nasce anche questa specialità in ambiente naturale sui massi, in palestra lo troviamo con appunto delle pareti alte fino a 4 metri e mezzo, dove la protezione è costituita dal materasso, come un materasso per il salto in alto, ecco, per capirci. E quindi lì si sale senza corda e quindi è sicuramente tra le tre la specialità che è più diffusa in tutto il mondo. Ah, è la più diffusa, anche un po' più la più pericolosa. No, perché la parete è più bassa, però si va senza corde.
Vabbè. Si fa senza corda, salti, diciamo, i piedi rispetto al, al materasso possono arrivare massimo a 2 metri, quindi non è poi un'altezza così. Ok. Allora no, è proprio, è diffusa perché è la più semplice in realtà. E anche quella che si può più facilmente fare in esterno, immagino. È la più diffusa in ambiente indoor, perché comunque le palestre si sviluppano spesso all'interno di capannoni che non hanno altezze magari che possono contenere pareti di corda, quindi anche per ragioni veramente, insomma, legate a esattamente. Però è interessante come in tutte e tre le specialità siano derivate comunque da un'attività che si svolge outdoor. Poi alla fine il grande, diciamo, impatto che ha questo sport è proprio la possibilità di praticarlo sia in ambiente artificiale, quindi in palestra, ma soprattutto anche fuori, e quindi all'aria aperta, e questo non è una cosa comune a molti sport. E poi c'è chi come te invece, vediamo, lo pratica dentro casa, perché vediamo un po' di strumenti, addirittura la parete. Sì, questo è uno strumento di allenamento che avevo progettato anni fa è rimasto comodo, ecco, averlo direttamente in casa. Poi qui è, qui sicuramente ci ha aiutato tanto nei periodi di chiusura, di chiusura forzata. Senti Roberto, ma adesso Mattia il regista mi odierà, ma posso chiederti di farci vedere un po' meglio la parete che hai a fianco? Okay, come potete vedere qua dietro c'è una struttura artificiale, quindi dei pannelli. Mm-hmm. Questi pannelli, non so se si riesce a osservare bene, hanno dei fori. Sì. E quelle marroni sono gli appigli. Gli appigli vengono abitati con dei bulloni. E hanno varie forme, ovviamente la forma delle prese va un po' a mimare quelle che sono le principali tensioni che puoi trovare nelle strutture artificiali, comunque nelle prese e anche in natura, naturalmente. Quindi alla fine ogni volta cambi il percorso di arrampicata. Allora, questo strumento che c'è qua dietro è molto particolare, per cui gli appigli rimangono sempre gli stessi nella stessa posizione per un determinato esercizio, ma poi nella realtà, appunto, la caratteristica dell'arrampicata è che è molto variabile, e questa variabilità dipende appunto da come vengono collocati gli appigli e anche la difficoltà di conseguenza, per cui si può davvero affrontare una parete è proprio alla portata di tutti. Se la palestra, diciamo, è molto comoda da questo punto di vista, proprio perché ci sono tanti livelli di difficoltà che possono essere affrontati, quindi bene per ognuno, ecco. Anche chi comincia, diciamo, trova anche grande soddisfazione. Non riesco più a rimetterla come prima. Immaginavo ecco, che sarebbe andata a finire. Ha fatto il danno, ecco qua. Lo so, adesso però Roberto non ce l'abbiamo più fermo. Il dovere di cronaca viene prima di qualsiasi gioco. Esatto. Certo. E poi vediamo anche dietro il materasso. Dietro c'è il materasso, ovviamente per non sfondare il pavimento, quindi non farsi male, è chiaro. E questo è un tipico materasso che viene utilizzato quando si pratica outdoor, per cui alla fine la palestra presenta già ovviamente di default i materassi per parare le cadute, e quando si pratica invece in ambiente naturale ci si porta dietro il tappetino che si chiama appunto materasso da bouldering, e viene collocato sotto la parete, e questo consente di salire in sicurezza. Certo. E invece alle Olimpiadi, continuiamo la spiegazione un pochino, no, a fondo, alle Olimpiadi invece tutte queste specialità vengono combinate, cioè si chiama proprio la combinata, sbaglio? Esattamente, sì. E sì, in sì. Che cosa consiste poi effettivamente, come è possibile, come si riesce a farle, a coadiuvarle, insomma? Questa è una bella domanda, perché in realtà poi non è mai esistita una combinata in arrampicata se non per Olimpiadi, quindi l'ingresso dell'arrampicata è stato vincolato, diciamo, dal fatto che potesse essere assegnata una sola medaglia.
E quindi nella scelta di quale specialità portare, alla fine hanno deciso giustamente di portare tutte e tre, e dovevano per forza essere combinate tra di loro attraverso una formula particolare che è data dalla moltiplicazione delle posizioni che ciascun atleta riesce a raggiungere in ogni singola disciplina. E la moltiplicazione naturalmente dà un risultato. Ecco, i migliori risultati sono quelli più vicini allo zero, in poche parole. Minore è il moltiplicatore, ma è migliore il risultato. Di conseguenza sono stati chiamati, hanno superato le fasi di qualifica e si sono presentati alle Olimpiadi 20 uomini e 20 donne, che negli anni si sono anche dovuti un po', tra virgolette, improvvisare, perché erano tutti bene o male specialisti della propria disciplina, quindi chi per il boulder, chi per lead e chi per speed. Volendo partecipare alle Olimpiadi dovevi comunque preparare anche le altre, quindi è stata una cosa abbastanza particolare, ecco, da questo punto di vista. Infatti anche difficile, diciamo, il compromesso, ecco, per molti atleti dover Infatti proprio dedicare questo tempo anche mi alla specialità. interessava, Roberto, cioè se da una parte è logico il motivo della scelta, anche il voler presentare la disciplina a tutto tondo, quindi in tutte le sue specialità, però gli atleti poi come si sono trovati ad affrontare il fatto di dover fare alla fine una disciplina totalmente nuova, possiamo dire? Beh sì, la combinata tra le tre, naturalmente, diciamo, si preparano per questo evento e si sono preparati negli ultimi anni, quindi non è che hanno improvvisato ultimamente. Quindi, però certo, per qualcuno non è stato assolutamente facile, infatti abbiamo visto poi i risultati, ecco, derivanti appunto da questa scelta forzata, direi. Però ecco, il sistema della moltiplicazione ha fatto sì comunque che chi era veramente forte nella sua specialità poi ne ha avuto vantaggio, perché se ti riesci a vincere una delle tre, comunque moltiplichi per uno il punteggio. Moltiplicare per uno vuol dire, come abbiamo visto, entrare sicuramente nei qualificarsi per la finale, come è successo. Quindi da 20 atleti siamo passati a 8 e poi andare a medaglia. Quindi effettivamente. Beh, Però certo. sì, che tipo di fatica è però adattarsi all'altra disciplina? Quanto Sicuramente sono distanti poi tra di loro anche, voglio capire. è tempo che togli alla pratica della tua specialità primaria. Insomma, non è sicuramente nella preparazione, non è stato semplice. Vi è molto divario in effetti tra gli specialisti in velocità che sono nettamente superiori, diciamo, agli altri, a chi è specialista in speed, in boulder o in lead. Devo dire che in velocità sono migliorati molto anche gli specialisti delle altre discipline, ma ovviamente senza poter pensare di raggiungere gli specialisti di speed. Ma è altrettanto vero che poi gli specialisti di speed, avendo un background completamente diverso rispetto alle altre specialità che più o meno si assomigliano, hanno fatto molta fatica e, boh, cioè, nonostante si sono qualificati poi alla fine per le Olimpiadi. E penso che il sistema della moltiplicazione servisse proprio a questo, cioè a far sì che gli specialisti, i più bravi specialisti, riuscissero a qualificarsi tutti, quindi avessimo una presenza di atleti di tutte e tre le specialità. Ecco, infatti qui arriviamo un po', no, proprio alle Olimpiadi e quindi a questo punto ti domanderei che Italia si è presentata, cioè come ci siamo presentati a queste Olimpiadi, diciamo com'è l'Italia dell'arrampicata. Direi bene, perché comunque il limite massimo di atleti che potevi portare è stato fissato a due maschi e due femmine, e quindi su quattro in tutto, quindi due per nazione e per sesso. Ne abbiamo portati tre. Tre su quattro vuol dire essere una delle migliori nazioni da questo punto di vista, in maniera anche abbastanza rocambolesca per qualcuno, però alla fine
alla fine sono riusciti ad esserci, che comunque dal mio punto di vista già questo è un grosso traguardo. Diciamo, non siamo partiti con l'idea riusciamo a qualificare qualcuno, con la sicurezza, con la certezza di poter qualificare qualcuno. Alla fine averne tre penso sia già un grande risultato. Perché hai detto in maniera rocambolesca? Beh, perché la qualificazione di Fossali comunque è assolutamente strameritata, ma la gara di velocità è veramente particolare, cioè non c'è, ci sono dei ovviamente sono tutti molto bravi e preparati, ma è la pressione del momento, quindi diciamo i fattori emotivi spesso hanno il sopravvento e quindi rischi comunque di cadere durante la salita. Quindi se posso somigliare in un certo senso a un 100 metri, ma un 100 metrista non può cascare, in fondo al traguardo ci arriva. E in arrampicata invece vedi specialisti magari scivolare, perché comunque è una questione anche di precisione, di velocità e precisione allo stesso tempo. Metti anche i fattori emotivi di uno scontro importante, perché comunque è uno scontro diretto uno contro uno, e questo fa sì che... Quindi cosa è successo? Che Ludovico è riuscito a passare, perché poi sostanzialmente è passato in turno, magari avrebbe vinto lo stesso, questo non lo possiamo sapere, ma certamente ha avuto anche un po' di fortuna, perché sono caduti i suoi concorrenti. E comunque è arrivato in fondo, ha vinto il campionato del mondo e grazie alla vittoria del campionato del mondo in speed poi ha acquisito il pass per l'Olimpiade. L'altro atleta maschio che si è qualificato era in classifica il primo degli esclusi nella classifica di cui poteva accedere all'Olimpiade, e la federazione internazionale aveva la possibilità di scegliere un atleta maschio e un atleta femmina, e ha optato per scegliere il primo degli esclusi, e quindi è capitato per l'appunto il nostro italiano. Purtroppo ai danni anche dell'atleta che alleno io, che è Stefano Ghisolfi, che a causa di questo evento e anche della pandemia, il fatto che comunque le gare poi abbiano subito un ritardo eccetera, non ha potuto partecipare all'ultima gara utile di accesso alle Olimpiadi, che era il campionato europeo, avendo già scelto la federazione il proprio atleta da presentare. I posti, due posti maschili, erano ormai finiti, e quindi la gara era del... Come l'ha presa lui? Beh, insomma, non... la poteva prendere meglio. No, vabbè, poi è che poi alla fine diciamo te la puoi prendere più di tanto, i fattori anche legati appunto al discorso pandemico eccetera, poi alla fine pace, nel senso comunque due atleti ci sono, e per l'Italia è comunque un grande risultato. Poi alla fine purtroppo nessuno ha ottenuto un pass per la finale. Laura Rogora invece si è meritata ampiamente sia ovviamente la qualificazione, ma sicuramente aveva nelle corde la finale per le sue capacità, però purtroppo anche lei non ce l'ha fatta a entrare nelle prime otto. Esatto, infatti anche questo ti avrei voluto chiedere, come giudichi un po' la sua Olimpiade? Tutto sommato devo dire ci sono degli aspetti di arrampicata che non sono sempre dipendenti dalle tue capacità. Perché ovviamente i tracciati sono inediti sia per il boulder che per l'hit, di conseguenza non puoi sapere quello che ti aspetta, e le caratteristiche del percorso sia nella lead che nel boulder possono essere tali da non consentirti di esprimere completamente il tuo potenziale, perché magari vanno a toccare dei punti deboli eccetera. Questo ovviamente può valere per tutti gli atleti, però è chiaro che le vie hanno anche delle caratteristiche, no? E quindi se è una via diciamo in certo senso costruita per le tue caratteristiche, va molto meglio. Se ha delle caratterizzata da dei passaggi o comunque delle situazioni, ecco, che non sono proprio per le tue corde, allora potrebbe andare anche non come ti sei aspettato. Ecco, così hai introdotto un pochino il discorso anche della femminile, no? Parlavamo prima del maschile, in cui siamo soddisfatti insomma della qualificazione, però poi effettivamente non abbiamo portato a casa delle medaglie.
torneremo tra pochissimo sul discorso medaglie, su chi l'ha vinta e su chi l'ha presa, e devo dire anche se l'Italia comunque ci ha dato grandi soddisfazioni a questa Olimpiade, però manca il femminile, non so, domani c'è la finale. Okay. E qual è la panoramica delle favorite? Guarda, ti dico, qua non si può veramente mai dire, perché nessuno, sono convinto che nessuno avrebbe scommesso sul podio di oggi. Il podio maschile di oggi tiene fuori almeno due favoriti, che erano appunto il giapponese Narasaki e Adamondra, e il ceco Adamondra, che sono rimasti fuori. Quindi è veramente difficile fare perché può succedere davvero di tutto. Allora, diciamo, modo... quali dovrebbero essere secondo te i nomi di un possibile podio al femminile? Per quello che ha dimostrato comunque anche nella fase di qualifica, potrebbe solo perderlo l'oro la slovena Jana Gambret, che è un po' la stella. Ha dominato la fase di qualifica e quindi in maniera... sì, nettamente superiore a tutte le sue avversarie, ma la gara di velocità può riservare sorprese, quindi anche lì dipende dal punteggio, poi dipenderà anche dalla tracciatura, dipenderà anche dall'emozione del momento, perché comunque una qualifica, una finale dove ti giochi una medaglia, sicuramente è un'altra cosa. Detto questo, poi devo dire che dire dei nomi è veramente difficile, perché non si può dire. Io stesso non avrei neanche pensato mai a un podio come quello che abbiamo visto oggi per gli uomini. Ma infatti descrivicelo un attimo questo podio, perché sai, poi vedendo per la prima volta magari tanti di noi la specialità, non ci si rende bene conto anche del livello dei vari. Poi c'è un giovanissimo, cioè la medaglia d'oro è andato veramente a un diciottenne, no? Lo spagnolo Lopez. Sì. Che anche lì incredibile, perché se avete seguito avrete notato che gli atleti alla fine non erano 8 ma 7. Perché il francese si è infortunato, uno dei due fratelli che hanno partecipato a questa fase finale si è infortunato durante l'ultima salita elite della qualifica, è uno specialista di velocità e quindi mai dire mai, ma insomma si sarebbe aggiudicato il primo posto nella gara di velocità, e quindi andando poi a rimescolare un po' tutto alla luce del suo ipotetico risultato, il podio non sarebbe mai stato questo, ma il fatto che lui non fosse stato presente è ovviamente sbaragliato un po', ecco, come data all'aria un po' tutti i pronostici. E invece accennavi prima ad Amondra, l'arrampicatore cieco, ecco perché ha stupito così tanto la sua assenza dal podio. Tra l'altro lui in realtà sarebbe partito anche bene, perché nella fase finale avrebbe dovuto incontrare nello scontro diretto subito il francese Bassamawem, con cui probabilmente avrebbe perso, e quindi Adamondra sarebbe finito presumibilmente settimo, e invece si è ritrovato quarto. Quindi avrebbe avuto, insomma, aveva anche un bel vantaggio da questo punto di vista. Poi ha perso gli scontri successivi, ma tant'è che è finito quarto, anziché in un pronosticabile settimo posto. Il fatto è che poi nel boulder non ha brillato, lì probabilmente, insomma, la tensione di una finale può incidere anche sui migliori. Ci sono tanti fattori, poi, comunque una tracciatura molto dura anche in questa finale, non ci sono stati tanti top, no? Quando raggiungi l'ultima presa, si è giocato molto su dei tentativi, insomma su un sistema di calcolo poi specifico del bouldering. Alla fine non avendo brillato lì non poteva che vincere la lead, ma ha vinto l'austriaco Jakob Schubert, e quindi niente, è finito dietro.
lo stesso, anche stessa cosa, altro favorito il giapponese Tomohiro Narasaki. La lead non lo vedeva sicuramente protagonista, ma lui è partito sicuramente per vincere il Buten, e nel momento in cui poi non è riuscito in questo intento, non aveva più grandi possibilità. Quindi un po' il fatto delle comunque di avere una specializzazione in una specifica disciplina si è confermato un handicap per gli atleti, quindi, perché appunto anche chi era favorito in una, poi nelle altre un po' la tensione, come giustamente hai detto tu, un po' sì, la difficoltà intrinseca, hanno perso, insomma. Devo dire, in ogni caso non c'è un dominatore, ecco, non è che la gara maschile, per dire, a differenza della femminile, dove probabilmente lì sì, si può parlare di dominio, ma non c'è un vero dominatore della specialità, per cui in quel gruppo lì poteva davvero vincere sia il lead che il boulder, almeno 3 o 4 e diversi, tant'è che ha vinto l'americano il boulder, e penso che lui non abbia, insomma, difficilmente nelle gare di Coppa del Mondo va davanti, ecco, agli altri, al giapponese o ad Amonte. Però la tracciatura a volte riserva queste sorprese, per cui te riesci a capire un particolare movimento. Lui è stato l'unico a concludere il secondo problema, e con quello ha vinto la gara poi alla fine. Ma è stato molto bravo, era un blocco veramente complesso, soprattutto sull'ultimo movimento, dove richiedeva veramente le capacità di precisione e coordinazione molto interessanti. Bene, bene, beh, effettivamente. No, è interessante. Poi notavo un'altra cosa, un dato che infatti volevo chiedere a Roberto. Tra il primo e il terzo classificato del maschile, quindi tra Lopez e Schubert l'austriaco, ci sono 12 anni di differenza, perché il primo ha 18 anni, Schubert invece ne ha addirittura 30. Ecco, cosa vuol dire questo dato? Cioè, l'arrampicata in una finale olimpica, in un podio, possono esserci contemporaneamente un atleta giovanissimo di 18 anni, certo, e un trentenne. Non che non avvenga in altri sport, ma insomma è comunque un dato. Avviene anche nella nostra redazione, Fede Marconi e te. Vedi. Questo ci sta benissimo, questa osservazione naturalmente è interessante. Può significare varie cose. Comunque ti può essere pronto anche in giovanissima età, quindi a 18 anni. Lo spagnolo, ecco, non è che esordisce ora, no? Ha fatto il suo percorso dalle categorie giovanili, quindi già arrampica da tanto tempo, fa gare internazionali da molti anni, e è tuttora ancora nelle categorie giovanili, quindi dove vince, ma non sempre, per esempio. Si è affacciato da qualche anno nel circuito di Coppa del Mondo, e quindi, beh, insomma, sicuramente precoce rispetto agli altri, ma vuol dire anche che comunque è una specialità, comunque uno sport dove puoi dire la tua anche dopo tanti anni, perché l'esperienza poi conta molto, dovuta proprio alla variabilità delle proposte. Quindi non essendoci mai una un'unica proposta, tranne che per la velocità ovviamente, ma essendo sempre tutto molto così diverso di gara in gara, l'esperienza conta tanto e può spesso fare la differenza. Roberto, ma che cosa, com'è l'allenamento di un climber? Lo dico in inglese. Beh, l'allenamento, detto così, diciamo in due parole, se al di là, diciamo, del discorso olimpico, quindi di preparare le tre specialità, più che l'allenamento, direi è un percorso che parte da piccoli, come tutti gli sport poi del resto, dove acquisisci competenza sul movimento, su appunto tecnica anche ovviamente,
E poi pratichi tanto in palestra e ti confronti con gli altri, ti confronti con le proposte di boulder spesso, quindi essendo tantissime le palestre appunto dove viene svolta questa specialità, sempre diversi, e quindi e poi giri magari tra da una palestra a un'altra per cercare ancora situazioni che possano creare delle sfide, ecco, ed esserti interessante appunto questa cosa, e comunque al di là della forza fisica deve essere accompagnata sempre da le capacità di riuscire a capire, no? Quindi notevoli competenze di tipo cognitivo. In gara soprattutto hai 4 minuti per riuscire a capire cosa hai davanti a te e come risolverlo, quindi questo nel bouldering è proprio l'eccellenza da questo punto di vista, rappresenta proprio il movimento in tutte le sue particolarità e sfaccettature dell'arrampicata. Ah, okay. E poi effettivamente c'è anche la parte outdoor, che è comunque interessante, da stimoli a capire, insomma, sviluppare, ecco, queste capacità che servono poi per riuscire a affrontare i passaggi che poi in gara vengono proposti. Ok, stavi dicendo qualcosa? Sì, volevo rigirare a Roberto una domanda che in realtà ti voleva porre Mattia, il nostro regista. E proprio sulla gara di domani, ovvero delle due giapponesi che sono in gara ancora tutte e due, se non sbaglio. E anche lì, tra l'altro, c'è una grande differenza di età, perché hai una giapponese che è 30 e trentenne anche lei, e una ragazzina diciottenne, credo, del coreana, o non mi ricordo, insomma, 18-20 anni. Ah, quindi vedi, si ripropone lo stesso discorso anche qua. Sì, esattamente. Anche tra le donne, tra quindi, le donne. Insomma, poi stai parlando di problema, di risolvere il problema. Spesso durante le gare, se è capitato a qualcuno di osservare una gara di arrampicata, gli atleti arrivano davanti alla parete, correggimi se sbaglio, per la prima volta, appunto 4 minuti prima della gara, e hanno quei 4 minuti per osservare la parete e studiare appunto come poter risolvere il problema di arrivare in cima. Esatto. Ma lo fanno tutti gli atleti, tutti insieme, e spesso si vedono gli atleti anche parlare tra di loro, suggerirsi, domandarsi, che è una situazione un po' anomala, no? Se si pensa all'agonismo di una Olimpiade, eppure succede. Quindi da un arrampicatore mi incuriosiva conoscere meglio questo aspetto. Beh, faccio una battuta, chissà se uno magari gli dice effettivamente quello che pensa. Ah, dici, se fregano l'uno all'altro, può essere. Però generalmente non è così. Beh, in realtà a seconda del momento della gara cambia anche il tipo di regolamento, perché non è sempre uguale. Nelle fasi di qualifica, in realtà, per quanto riguarda la lead, ora non nel caso delle Olimpiadi, ma nelle gare internazionali in generale, ci sono due, la qualifica si compone di due vie, dove tutti guardano tutti e hanno una dimostrazione anche da parte dei tracciatori, su, quindi diciamo un po' un aiuto, e non c'è quindi la situazione di isolamento e quello che si chiama proprio via a vista, cioè in cui te non hai nessuna informazione, per cui esci, e questo avviene nelle semifinali, nelle fasi successive di gara, quindi nelle semifinali e nelle finali, come abbiamo visto anche alle Olimpiadi, in cui te esci e non hai visto nessuno salire. E quindi tutto dipende da te, quindi non hai nessun tipo di informazione e nessun tipo di aiuto. È diverso anche nel bouldering, in cui nelle fasi di qualifica in effetti nessuno vede cosa fa l'altro e non c'è neanche questo momento di confronto, perché te entri, hai 4 minuti per risolvere il tuo problema, esci poi per 4-5 minuti, quelli che sono, dopodiché esci dal campo gara per il turno di soliti 4-5 minuti di riposo, e poi rientri e affronti il secondo, e poi di nuovo riposi lo stesso tempo, poi affronti il terzo, e non hai questo momento di confronto. Nella fase di finale cambia, perché
penso anche per motivi legati un po' alla, diciamo, alla, anche a televisivi, eccetera. Gli atleti, anche per comprendere bene quello che sta succedendo, tutti gli atleti affrontano nel bouldering il primo problema, e lì già vedi una classifica. Poi dopo, tutti insieme affrontano il secondo, tutti il terzo e il quarto, quindi la classifica scorre forse è più comprensibile. Altrimenti, per capire un risultato, devi aspettare proprio che esca l'ultimo atleta e che sia finito poi tutto il turno di gara. Il fatto che tra di sé, appunto, in quella fase che si chiama ricognizione, sia per quanto riguarda il boulder che per quanto riguarda la lead, è un momento di confronto, e questo è sempre esistito. Non c'è nessun tipo di impedimento, ecco, si può parlare e confrontarsi con gli altri competitor. È una cosa molto particolare, effettivamente, però di fatto si suggeriscono, si aiutano, e questo è probabilmente anche un aspetto molto bello di questo sport. Che forse un po' riconduce a quella natura, a quell'origine naturale, insomma, all'aria aperta, in cui... Perché in realtà poi c'è più l'idea sicuramente negli atleti, almeno questo potrei essere smentito ovviamente, però l'idea anche... parlandoci, è più quella di riuscire insieme a risolvere quello che i tracciatori hanno proposto. Cioè, non c'è come prima il primo pensiero di superare l'avversario, ma il primo pensiero è: devo risolvere questo problema che mi è stato proposto. E quindi per questo, diciamo, c'è questa partecipazione, e lo stesso vale anche per la lead, cercare di arrivare in cima, arrivare al top sulla via. Più che batterla, poi quello, il fatto di si innesca dopo la competizione, è bella questa cosa, è successivo, ecco, è comunque una conseguenza poi del tuo risultato di gara. Quindi è più, non è tanto siamo tutti contro tutti, ma siamo tutti contro i tracciatori, il muro, la parete, la parete. Esatto. Siamo sì, tutti contro il tracciatore, detta un po' così, però è simpatica. In effetti sì, alla fine l'idea è proprio quella là, perché comunque nasce anche da quando vai fuori, diciamo, non devi sfidarti con nessuno se non con una via che si trova su una parete oppure su un masso, che devi salire, arrivare in cima, ma non c'è nessuno, non hai confronto o sfida con qualcun altro, no? Sei te contro, tra virgolette, contro, diciamo, e cerchi di risolvere questo problema che ti sei posto. E quindi tutto questo viene poi trasferito anche nella gara, con questo stesso spirito. Certo, lo spirito della gara è, diciamo, quello che poi si muove invece quando sei nella natura, cioè che ti muove quando sei nella natura, quindi, diciamo, l'unica competizione è con quello che stai facendo, che andrai a fare. Sì, esattamente, la natura ha una competizione con te stesso poi alla fine. Sì, no? Esatto, infatti. E questo viene in parte poi trasferito anche nella gara, in cui la sfida è nel superare la difficoltà che viene proposta, e quindi in certo senso ci si aiuta. Bene, ecco, e ci si aiuta, no? Questo spirito che viene sì da quando ci si arrampica nella natura, però immagino che poi ci siano delle scuole, ovviamente, e quindi verrà anche trasmesso questo spirito. Questo, se questo intendi, diciamo, nelle palestre. Sì. Alla fine sì, perché comunque le gare, anche, diciamo, a livello giovanile, seguono gli stessi standard delle gare senior, ovviamente con un regolamento e delle caratteristiche che sono adattate in base all'età, eccetera. Però poi alla fine le discipline sono quelle lì, sono queste tre. A parte, devo dire, la speed è veramente molto particolare, quasi qualcosa completamente differente rispetto alle altre due, perché lì effettivamente c'è lo scontro diretto, lì hai un avversario, devi battere un avversario per andare avanti, e perciò puoi anche sbagliare, ma è meglio se sbaglia anche l'altro, altrimenti non procedi nel tabellone. L'attività nelle palestre, quindi attività giovanile, un po' rispecchia anche questo spirito qua. C'è una a livello competitivo, sì, ovviamente c'è una gara, alla fine c'è una classifica, ma è pur sempre comunque un riuscire a superare più problemi possibili se è una gara di bouldering, oppure arrivare più alto possibile se è una gara lead.
Ecco, diciamo invece a livello più, ora prima abbiamo parlato, no, di chi si è qualificato alle Olimpiadi, quindi stiamo parlando di livelli anche più oggettivamente alti. Un passo prima, che livello c'è di atleti dell'arrampicata? Nell'arrampicata, anzi. Italiani. Italiani. A livello, diciamo, a livello olimpico comunque è sempre difficile dire, diciamo, che chi partecipa alle Olimpiadi sono il top, sì, generalmente sì, ma non è così scontato. No, infatti. Perché comunque è un risultato di una combinata. E in realtà poi questo dovrebbe essere trasferito, già una Coppa del Mondo di specialità è già qualcosa di diverso, in cui vedi altri atleti anche più forti volendo di quelli che abbiamo visto a livello olimpico, però che non si sono dedicati alla combinata e quindi non hanno alla fine partecipato. Però certamente sotto le Olimpiadi c'è un circuito di Coppa del Mondo di specialità e poi circuiti giovanili internazionali, insomma un gran movimento, un gran numero di gare in Europa e nel mondo. Senti Roberto, ma appunto in prospettiva futura, tra solo tre anni, ci saranno le Olimpiadi di Parigi 2024, l'arrampicata non so se ci sarà, non si è ancora capito, oppure è stata ufficializzata la sua presenza? Beh, allora, che io sappia c'è, con due medaglie stavolta, e quindi vuol dire che la speed sarà sparata dalle altre due. Avremo 20 atleti per sesso per la speed, 16 atleti per sesso per la speed, essendo un tabellone, quindi che parte dagli ottavi di finale, e poi lead e boulder sarà una combinata tra lead e boulder, tra di fatto due discipline che si assomigliano di più, e quindi sembra avere più senso, secondo te, questa decisione? Certamente ha più senso, stressa meno gli atleti specialisti che non sono costretti a allenarsi anche in una specialità dove magari da piccoli non hanno mai praticato, per dire, o comunque si sono ritrovati a qualcuno a doverla veramente prendere in mano a 30 anni, per dire, no? Però poi alla fine ottenere anche dei buoni risultati. Questo sicuramente è un passo avanti, non c'è. Beh, certo, c'è un'integrazione dubbio rispetto ad ora. Beh, è una buona possibilità, quindi, anche per i nostri atleti, i nostri specialisti, come Fossali, ad esempio, che forse è stato quello che un po' ha. È stato magari penalizzato, certo, un po' di più. Il rischio, infatti, è fatto una considerazione giustissima. O il tuo, esatto, anche. È proprio quello di non portare avanti la specialità dove sei più forte, perché devi comunque portare avanti anche le altre. Questo implica dover dedicare del tempo che sottrai poi alla specialità, che alla tua specialità. Questo più o meno può essere capitata anche questa situazione qua. Senti, io ti faccio l'ultima domanda per me, poi non so se Martina ha altre curiosità, essendo stata anche lei un'arrampicatrice, anche se non se lo tiene nascosto, dicevo ultimamente solo di specchi praticamente, però vabbè, questo è un altro. Sì, mi sono arrampicata sugli specchi, ma io mi sono arrampicata, pensa, nel 2014, ho ancora un bellissimo ricordo e ti posso dire... Ma infatti, no, sì, ce l'ho dopo una domanda personale, però, quindi non è proprio una curiosità, okay. Da intervista è personale, quindi ti lascio. Ce la teniamo per. Ce la teniamo per. Per la fine. No, forse un off topic, ma fino a un certo punto. Le Olimpiadi di Tokyo sono state anche le Olimpiadi di un sacco di specialità nuove e tantissimi sport giovani, se vogliamo chiamarli così, perché oltre all'arrampicata hanno fatto il loro esordio anche lo skateboard, la BMX, il surf, il basket 3v3. E questo secondo te, proprio per lo sport in generale, anche dar luce a sport fino a qualche tempo fa magari anche snobbati dal gota del sportivo internazionale, cosa rappresenta e cosa ha rappresentato per atleti di specialità che magari hanno voluto, hanno cercato
l'Olimpiade? Sicuramente entrare, diciamo, in questo, avere questa opportunità dà grandi vantaggi, non c'è dubbio su questo. Ad ogni modo, chi è lì comunque ha fatto un percorso, non è che sei lì perché, cioè, deve avere dei numeri poi alla fine per essere lì. Ci sono dei criteri e c'è un percorso da seguire che implica comunque stare sul pezzo per anni, come è successo nella per quanto riguarda la Federazione Internazionale di Arrampicata, che ovviamente ha iniziato questo percorso diversi anni fa. Non ti so dire quanti anni fa, però è un lavoro politico lungo. Devi avere però anche i numeri, devi avere e soddisfare quei criteri che il CIO ti chiede, ovviamente, per poter avere almeno poi la possibilità di candidarti. Poi dopo da lì essere scelto anche per partecipare, insomma, non è una cosa che succede in un anno, ecco. Sì, ed è naturalmente è vero che comunque gli sport giovani, hai citato gli sport che comunque sono praticati, anche lo skate, per dire, sono attività che vengono praticate a livello mondiale, comunque hanno tanti appassionati, quindi a un certo punto è giusto anche, ci sono federazioni che hanno anche più numeri rispetto ai numeri di federazioni più blasonate, più storiche, quindi direi bene, ecco, questo inserimento. Vediamo se dare spazio. Dare spazio, vediamo poi chi effettivamente sarà confermato, perché è sempre, insomma, sempre un po' lì sul un banco di prova. Non è scontato. È giusto questo discorso, no, che fa sul federazioni più blasonate, ma hanno in realtà magari più, cioè, hanno meno, no, sport e federazioni più blasonate hanno meno seguito rispetto ad altri che invece hanno proprio una community, no, più vasta, più ampia. E questo sì, è giusto tenerne conto, no, di questo dato, e quindi validare quello sport come sport olimpico. Quindi bene, queste Olimpiadi ci hanno dato un sacco di spunti di riflessione. No, abbiamo... Oltre che sono state le Olimpiadi proprio anche molto politiche, ne abbiamo parlato martedì, no? Sì, certo, abbiamo parlato martedì, sono state le Olimpiadi un po' italiane, possiamo anche molto dire. Molto italiane, insomma, direi, in cui... molto italiane. Beh, è stata la nostra estate, l'abbiamo detto, perché non solo alle Olimpiadi, quindi... Lo segui il calcio, Roberto? Sì. Quindi, insomma, è stata anche proprio... Non male. È stata la nostra estate. Ho seguito anche le altre gare dei giochi, devo dire, insomma, molto, in maniera molto sorprendente, ecco, siamo riusciti a ottenere anche dei risultati. E poi non è finita, perché ci sono le Paralimpiadi che iniziano tra l'altro subito dopo, qualche giorno dopo, quindi. Beh, anche sul discorso da lì. Paralimpico, anche lì piano piano, comunque a ruota, potrebbe inserirsi anche... Ah, stiamo arrivando anche nel Paralimpico, quindi. No, è pazzesco. Il movimento del paraclimb, che comunque ha i suoi circuiti internazionali, quindi atleti, eccetera, eccetera, che è bellissimo, ecco, veramente una grande opportunità per persone con disabilità di vario tipo. E anche lì sì. Beh, questo lo approfondiamo, perché mi sembra un argomento interessante. Questo è molto interessante. Cioè, ci lavoro, insomma, anche nel paraclimb, e devo dire, insomma, è purtroppo, diciamo, dal punto di vista della visibilità, anche dei numeri, ovviamente, dei numeri nettamente inferiori rispetto, ma questo, diciamo, succede ovviamente in tutti gli sport, no? E anche le Paralimpiadi probabilmente non avranno seguito delle Olimpiadi normo, però insomma, se ti addentri in questo mondo, ecco, riesci veramente a cogliere degli aspetti umanamente molto utili. Beh, quindi Roberto Bagnoli, presto di nuovo ai nostri microfoni per parlarci di paraclimb. Sì, già lo stai invitando, ti ho capito da prima, quindi sì, assolutamente, per parlare di questo, perché che merita effettivamente uno spazio a sé, uno spazio proprio, questo argomento. Sono comunque atleti che si impegnano allo stesso modo, si allenano allo stesso modo,
Ma assolutamente, possiamo anche dire che noi abbiamo intervistato varie persone, abbiamo affrontato spesso questo tema e ciò che è emerso è che anzi l'allenamento di chi ha un handicap molto spesso invece risulta anche molto utile e funzionale a chi non ce l'ha. Non so se anche per l'arrampicata è così. Giustamente, non... dipende. Quindi parliamo. Allora, no, ti portiamo un esempio così magari ti spiega, perché ci hanno raccontato di allenamenti combinati tra calciatori ipovedenti e invece calciatori normodotati in situazioni un po' di come si dice, manifestazioni sportive, insomma, e in cui i calciatori normodotati non riuscivano a mettere un pallone in rete davanti a un rigore con una benda sugli occhi, insomma, cosa che invece per un calciatore ipovedente ovviamente è pane quotidiano, è normalità. E allora gli allenatori ci dicevano, molti allenatori normo di calcio normodotato hanno implementato i loro programmi di allenamento allenamenti che facciamo noi, esercizi che facciamo noi nel sì, per sviluppare anche quella, ma anche vabbè, negli e-sport, ti ricordi quella volta con no, certo. Sì. Ti dirò su questo argomento, è una strategia che anche in palestra ogni tanto adottiamo con i ragazzi. È interessante perché comunque togliendo diciamo l'organo della vista esalti tutto il resto e quindi vuol dire aumentano le sensazioni, percezioni, l'aspetto tattile, comunque è molto importante perché vai a toccare, no? Quindi a capire meglio, ti addentri in maniera più profonda dentro questo bombardamento di sensoriale. Certo, sviluppi meglio il senso importante che è il tatto. Viene molto amplificato, riesci a capire meglio l'equilibrio con più attenzione, è tutto molto interiorizzato, no? Perché non hai riferimenti esterni visivi, quindi è una strategia che ogni tanto viene adottata proprio con questa finalità. Bene, bene. Allora, questo sarà sicuramente comunque tema di un altro talk o proprio di un'intervista. E beh, ci siamo addirittura d'arrivo. Ecco, io purtroppo volevo farti vedere le mie foto che mi arrampicavo per capire se, perché io mi sono ritenuta brava ma da sola, e quindi avrei voluto farti vedere per farti arrivare fin dove ero arrivata, per farti vedere fin dove ero arrivata e capire se effettivamente ero brava o se è normalità che la prima volta che si va si raggiungono già quelle vette. Ora quelle vette, comunque era una parete, però ora io non ti so dire quanti metri era, però era altissima. Quant'è una parete, diciamo, normale? Cioè media, uno che fa la prima volta. Se sei salita con la corda può avere altezze variabili, perché ciò è naturalmente vincolato da quanto è alta la struttura dove viene montata, no? Quindi può andare dai 6 metri fino a anche 15. Le pareti di gara, abbiamo visto tutta la grafica giapponese, ci dava tutte le misure, la parete è 15 metri. Vabbè, sicuramente non avrò fatto quella di gara, dai. Mediamente in palestra arrivano fino al massimo 16-17. Ad ogni modo, come dicevamo all'inizio, poiché in base proprio alla scelta della parete, quindi hai visto bene, se hai praticato sai bene che puoi trovarti una parete diciamo più facile, quindi dritta o addirittura inclinata positivamente, oppure una parete inclinata nel verso senso l'esterno, opposto. Esatto, le vedevo quelle, me ne sono guardata bene dal farle, quelle inclinate verso l'esterno che praticamente stai così, no? Quella me ne sono guardata bene. Però inizialmente si parte dalle pareti verticali con generalmente vengono fissati degli appigli molto buoni e quindi per consentire proprio a chiunque di riuscire a fare un'esperienza e salire e arrivare in cima. E questo aspetto appunto dell'arrivare in alto è sicuramente il primo impatto emotivo che uno ha con l'arrampicata con corda, più che la difficoltà in sé della salita. Certo, okay. Concordi? Sì, no, è vero, assolutamente, quando sei lì sopra, se non ci sei abituato, insomma, è effettivamente emozionante e mi ha colpito quello che tu hai detto all'inizio, perché è una cosa che mi rimase molto impressa, cioè
districare il problema, cioè tu provi più soddisfazione nel ok, adesso qui ho quello, quell'altro dove lo metto, il piede, allora se metto forse il piede così, la mano là, e quindi è veramente come un problema matematico, quindi anche molto di ingegno. E guarda, mi hai fatto venire voglia di riandarci, quindi insomma adesso andiamo in ferie, in vacanza, ma a settembre sicuramente farò un'altra lezione e ci porterò anche la redazione dell'Atleta News. Ci si può arrampicare anche sugli scogli, col mare sotto. Belli, mezzo pericoloso, però non me la sentirei senza corda. Allora, questa non è disciplina olimpica, però effettivamente è una specialità dell'arrampicata che si chiama DWS, Deep Water Solo, dove scali sulle coste rocciose stando ben attento a cadere, cioè a scalare in dei punti dove sotto c'è effettivamente il mare, l'acqua. Sì, al massimo poi metti anche un tuffatore, metti insieme, fai la combinata di due discipline olimpiche, la combinata. La combinata della combinata. Beh, vedi, abbiamo inventato una nuova disciplina olimpica. Però esistono dei posti, insomma, già famosi dove uno va proprio a praticare questa specialità, chiamiamola così, che non è una specialità competitiva, ma è semplicemente scalare sull'acqua. E è veramente svago, una cosa, diciamo. Sì. Bene. Va bene, Roberto. Direi che siamo giunti alla conclusione. Sì, siamo giunti al termine, ti ringraziamo e sicuramente ti aspettiamo, come abbiamo detto, per un altro talk o intervista, insomma, parlando di para-arrampicata? Paraclimb. Paraclimb, perfetto. Ok, grazie, un saluto. E grazie io... a voi. Complimenti per il vostro interesse e anche per la competenza nelle domande. Grazie mille. Grazie, Roberto. E bene, l'appuntamento non lo possiamo dare alla prossima settimana perché... No, perché abbiamo un problema. Ci concediamo? Abbiamo un problema. Qual è? Andiamo in ferie. Ah, ecco, apposta, ci concediamo delle vacanze e quindi vi diamo l'appuntamento a settembre con mille novità, però vi invitiamo comunque a seguirci sui nostri canali social, Facebook, Instagram... E anche su Twitch, ammetto. Anche su Twitch, perché in realtà non abbiamo finito. Domani c'è il solito appuntamento con Studio League, con Deugemo, per parlare delle finali del PG National di League of Legends. Ma poi torneremo a settembre, metà settembre, con un sacco di novità, nuovi format, nuovi sport da raccontare e... più carichi che mai, insomma, pure un po' abbronzati, che siamo pure un po' più carini. Bisogna vedere se Martina Procaccini ci sarà. Speriamo. Va bene, e quindi grazie ad Andrea, grazie Giulio, grazie ovviamente Mattia che insomma, come dire, rende possibile tutto questo, ma anche grazie a Nicolò, perché ovviamente senza di lui non saremmo nulla. Vischio, il nostro moderatore, nonché Andrea Buzzao, l'ho detto, è stato il primo che ho detto. Grazie al direttore e buone vacanze a tutti. Mattia, chiudi tutto. Ciao Roberto, grazie. Ciao, grazie a voi. Grazie per averci seguito. Se ti è piaciuto quello che hai visto, lascia un commento o un mi piace e iscriviti al nostro canale YouTube. Non dimenticare di seguirci anche sui nostri social, Facebook, Instagram e Twitch. I link li trovi nella descrizione qui sotto. Ciao!